Israele, continuano le manifestazioni antigovernative, aumenta la sicurezza dopo gli attacchi, rientrato il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato. Medio Oriente, la US Navy schiera un sottomarino con missili guidati, a Teheran arriva una delegazione diplomatica saudita. Caccia nei cieli ed esercitazioni militari. Pechino alza la voce con Taiwan. Le autorità locali, pericolosa provocazione. In Israele continuano le manifestazioni antigovernative nonostante gli attacchi degli ultimi giorni. Sono ormai 3 mesi che si susseguono le proteste contro la riforma giudiziaria. Intanto il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato a Tel Aviv, in cui è stato ucciso il 35enne Alessandro Parini, è rientrato in Italia con volo di linea, atterrando all'aeroporto di Fiumicino. Molte persone si sono riunite per deporre fiori e candele in omaggio alle vittime dell'attacco nel centro di Tel Aviv. Sia la polizia israeliana che il servizio di sicurezza interno trattano il caso come un attacco terroristico. Non è dello stesso avviso il fratello di Youssef Abu Jaber, il 45enne arabo israeliano che ha investito e ucciso Parini, per il quale è stato un colpo di sonno. L'ambasciatore italiano Barbanti si è recato in visita assieme al ministro degli esteri israeliano Cohen alle vittime presso l'ospedale Ishilov di Tel Aviv. Israele nel frattempo aumenta il livello di sicurezza, richiamando riservisti della polizia e dell'esercito. Queste foto mostrano il sottomarino USS Florida in transito attraverso il canale di Suez ed in rotta verso il Mar Rosso. La US Navy ha schierato in Medio Oriente questa nave in grado di trasportare sino a 154 missili Tomahawk. Le informazioni sono state fornite da un portavoce della Quinta Flotta americana. Oltre ad avvicinarsi a Mosca, Teheran ha cercato di migliorare le relazioni con la Cina, che la scorsa settimana ha mediato un accordo con l'Arabia Saudita. Proprio a Teheran è giunta una delegazione diplomatica saudita. Esercitazioni sul terreno, ma anche flotte di caccia inviati oltre la linea mediana di Taiwan. Alla visita negli Stati Uniti della presidente dell'isola, Pechino risponde con manovre aeree e l'annuncio di una 3 giorni di esercitazioni militari. Una mossa che su Twitter il Ministero della Difesa taiwanese ha condannato e accusato di mettere a repentaglio la stabilità regionale. Ferma sostenitrice dell'autodeterminazione del suo popolo, la leader di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha a più riprese tentato di avviare un dialogo con Pechino, che però la rifiuta come interlocutrice, considerandola una separatista. Le tensioni si erano esasperate negli ultimi giorni con l'intensificarsi di manovre militari cinesi nelle acque circostanti l'isola. A inizio settimana, Pechino aveva inviato in zona anche una portaerei d'assalto. La Cina si scaglia contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua ultima accusa secondo cui avrebbe nascosto dati cruciali sull'origine del coronavirus. Shen Hongbin, direttore del Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, ha dichiarato che la Cina ha fornito tutte le informazioni disponibili. Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica dell'OMS sul coronavirus, ha affermato di ritenere che la Cina avesse dati che non ha condiviso, incluso il commercio di animali selvatici ed allevamento in un mercato di Wuhan. Il capo dell'OMS, Ghebreyesus, ha invitato la Cina a condividere immediatamente i dati nascosti. Possibile stop in Texas all'uso della pillola abortiva che era in pratica dal 2000, a ordinarlo un giudice nominato da Donald Trump quando era alla presidenza. Varietà di giurisprudenza e pronunciamenti non impediranno tuttavia al momento la vendita del celebre farmaco in testa negli Stati Uniti nella classifica dei metodi contraccettivi più utilizzati. La disputa in Texas interviene a un anno dalla restrizione del ricorso all'aborto decretato a livello nazionale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.